Allora, siamo con mister Luca Loisi, allenatore della Rossanese. Mister, un 2-1, una vittoria che vale 6 punti, però quanta sofferenza contro un'ottima squadra, qual è la Promo? È una delle vittorie più importanti che siamo riusciti a ottenere in casa, perché è stata difficilissima, tra le mancanze dei giocatori nostri, tra la forza loro, perché comunque oggi ha una disposizione un'intera rosa loro che finora non hanno mai avuto. Quindi sono riusciti a tenerci fino alla fine, a metterci in difficoltà, siamo stati bravi, siamo stati fortunati, siamo stati anche in alcune situazioni sporche per non giocare la palla, però oggi era importante portare a casa 3 punti e siamo riusciti. Mister, due giocatori su tutti della Promosport, Fabio e Caturano, veramente di altra categoria. Lei, ovviamente, la sua squadra, orfana di Catalano, Zangaro a mezzo servizio, Villella, comunque gente di spessore. Ma quanto è difficile pensare una Promosport là dove si trova adesso, a soli 8 punti, penultima in graduatoria? Ma sicuramente la Promosport ne uscirà alla grande, perché è una grande squadra. Lei ha citato tutti due, ma non ci dimentichiamo di Conversi, che è rientrato oggi, che ha fatto categorie importanti e categorie superiori. Quindi è una Promosport che secondo me è solo di passaggio in quella situazione di classifica. Penso che ne uscirà, gli faccio i grossi bocca al lupo, specialmente al caro allenatore, caro amico Tony Lio, quindi penso che ne uscirà alla grande. Noi, ripeto, dovevamo vincere questa partita a tutti i costi, in tutti i modi, perché abbiamo trascorso una settimana difficilissima, ci siamo riusciti e ora ci godiamo questi 3 punti. Tre nomi, anzi, Sifonetti, Rizzo e Vulcano. Sì, hai detto bene, io però piace parlare più della squadra, perché tutti quanti hanno lottato fino al 90°, ovviamente l'esperienza di Giuseppe, la bravura del portiere del 2002, Vulcano, che gli faccio di noi i complimenti, che ci sta dando una grossa mano, quasi come un veterano, quindi gli faccio anche a lui un grosso augurio, che non si possa stare sempre con i piedi per terra, perché sta facendo veramente bene. E non ultimo Davide, che quando viene chiamato si fa trovare sempre pronto all'appuntamento, ci ha regalato questa vittoria oggi e ci ha messo per almeno una settimana prima in classifica insieme a Brai e Belvedere, aspettando questo recupero. Ci ha dato una boccata d'ossigeno per rifiatare di trascorrere una settimana tranquilla, visto che manca la copertura. Perfetto, grazie mister, una buona serata.